E mi spiace per l'incidente accaduto, spero che Stefano stasera gli possa regalare un mazzo di fiori. Ed eccolo qua Stefano Zanin, è dall'inizio dell'anno che vi diciamo, ci auguriamo che da un giorno all'altro Stefano Zanini riesca a dimostrare tutta la sua classe, tutta la sua potenza. Forse ci sta riuscendo proprio oggi in questa corsa considerata maledetta per i corridori italiani. Su 30 edizioni mai una volta un corridore italiano era riuscito a iscrivere il proprio nome sull'albo d'oro, una serie incredibile di piazzamenti, Fondriest secondo nel 91, poi Bugno secondo nel 93, Cenghialta secondo nel 94, Cassani secondo nel 95, te ne stai andando, non ce la fai? No, vado ad aspettarmi giù. C'è stato lo sbaglio del gruppo che stava girando, le prime Zanini che sta girando, ormai gli ultimi metri del rettilineo d'arrivo, Zanini che ormai è qua sul rettilineo d'arrivo, si sta girando per voltarsi sorridente, finalmente l'Amstel Gold Race vede un italiano al primo posto, Stefano Zanini, e ci fa doppiamente piacere la vittoria di Zanini, perché è dall'inizio dell'anno che vi dicevamo un giorno o l'altro Zanini sarà un gran numero, perché è un grande corridore. Ed ecco lo sprint per il posto d'onore, vediamo la maglia rossa di Colagercimil, c'è Musseu Colagè in testa, Andres. Attenzione, ed è Colagè su Musseo e Fondriest nell'ordine. Allora Zanini, eccolo qua, primissimo piano per Stefano Zanini, al secondo posto Colagè, poi al terzo Musseo.